Totò della Birreria Italia è stato il primo a intervenire sull'incendio. Che cosa è successo? Niente, abbiamo visto delle fiamme alte, e c'erano due pattuglie dei carabinieri, però i ragazzi non potevano operare perché non avevano nulla, cercavano dell'acqua e sono accorso io con due estintori, con un mio collaboratore, e abbiamo domato praticamente l'incendio seduta stante. Poi abbiamo trovato anche una manichetta dell'acqua grazie a un vicino, e con i carabinieri che sono saltati su una tettoia sono riusciti a spegnere l'incendio. Nel frattempo arrivavano i vigili del fuoco che mettevano tutto in sicurezza. Ecco, ma che cosa è stato? Qual è Io stato... penso che sia una cucina, però non so dirti esattamente in questo momento. C'erano persone? No, fortunatamente no. Quindi ha preso fuoco in una situazione nella quale non erano. Sì, però le fiamme erano proprio sotto una caldaia a gas esterna. E quindi era c'era il pericolo. Insomma, grazie al vostro intervento con gli estintori del ristorante siete riusciti a evitare che la cosa si complicasse. Domani li ricarichiamo.